Buon pomeriggio e ben ritrovati da Pierpaolo Vaselli al commento, Cristian Favale in regia. Vi danno il benvenuto allo stadio Ambrosini di Venticano, pronti per commentarvi la partita fra Eclanese e San Vito Positano. Partiti, Garzone all'indietro verso il rilancio lungo di Capone a cercare Calabrese che non aggancia. C'è però la prima. Brese gioca corto verso Cattaruzzolo, all'indietro per Coppola, il tiro di Coppola e c'è il gol del numero 2, 1-0 Eclanese, quinto minuto di gioco, Eclanese 1, San Vito Positano 0. Aspetta l'avvento di Ruocco, Giordano la mette al centro e arriva il gol di Gerardo Di Biase, no, fuori gioco del numero 9. Orefice è sgattaiolato via, ancora Orefice è entrato in aria, la mette al centro. Chiusura provvidenziale di Ruocco che ha fatto una gran diagonale. Non lo è Longobardi che perde il pallone. Coppola la mette al centro, Cattaruzzolo di testa! Che parata di Accarino! Minuto 27 di gioco, Cattaruzzolo la stava chiudendo. Iaccarino ci ha messo la manona e ha spedito la sfera in calcio d'angolo. Che parata del numero 1 del San Vito Positano. Appoggia verso Madonna, c'è fallo secondo l'arbitro, no, Santosuosso si prepara, il tiro Santosuosso, gran tiro di Santosuosso, altrettanto grande è stata la risposta di Iaccarino che impedisce il 2-0 all'Eclanese. Troppa la rasoterra, è troppo lenta, ma la palla resta lì, Cattaruzzolo di testa a servire Orefice che colpisce al volo, altra occasione per l'Eclanese. Partiti, Ruscio, Orefice. Orefice punta Criscuolo, stavolta non lo supera, Coppola la mette al centro, il pallone per Cattaruzzolo, la palla resta lì, colpo di Reni da parte di Iaccarino che ha praticamente stregato Santosuosso. Che cosa ha parato il numero 1 del San Vito Positano? C'è da un grande pallone verso Orefice, ancora Orefice, si muore in aria, Cristiano Orefice, Orefice! 2-0 Eclanese, 23esimo minuto di gioco, la raddoppia lui, il numero 11. Parte Giuliano, la piazza sul secondo palo, ci ha messo la manona Napolitano. Se le allarga per Orefice che si involi in aria, Orefice, niente da fare, palla che accarezza il palo e bacia il fondo. Triplice fischio, Eclanese batte San Vito Positano 2-0, chiude in battuta in casa il girone di andata, la squadra di Martino.